del governatore Zingaretti insieme all'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato eh, è di fatto la notizia del giorno per quanto riguarda Rieti e per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Mentre arrivano Ancora per un altro giorno consecutivo no, notizie confortanti per quel che riguarda i nuovi contagi, a zero anche in questa giornata di venerdì 17 aprile, purtroppo però viene registrato un nuovo decesso, la ventinovesima vittima è una 84enne che era ricoverata al Delellis. Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con lo speciale coronavirus di Rieti Life. Come sempre alle 19 ci troviamo per eh, aggiornare quanto accade a Rieti e in, in provincia, nella nostra regione, nel Lazio, ma in generale in Italia, in Europa e nel mondo, eh, tutte le notizie che riguardano questa pandemia con cui ci stiamo misurando da più di un mese. Pandemia che eh, adesso sta allentando la sua morsa, almeno in Italia, con numeri che stanno facendo tirare il fiato Tanto che addirittura poco fa la Protezione Civile ha annunciato eh, di eh, non voler più fare quotidianamente la eh, conferenza stampa a cui ci aveva abituato, ma di relegarla a un doppio appuntamento settimanale per fare appunto, eh, per tirare le somme della situazione sui numeri dei nuovi contagi, dei ricoveri, dei decessi purtroppo e delle persone eh, guarite. Chiaramente approfondiremo questa tematica insieme a tante altre, anche oggi le. Notizie, i bollettini, gli approfondimenti. Eh, buonasera da Cristian Dio buonasera da Luciano Mancini che è in regia e in generale eh, da tutta la redazione di Rieti Life che lavora H24 sul sito eh, che vi ho appena citato, Rieti Life, ma anche su Roma Life e Terni Life. Iniziamo come sempre con il bollettino, quello della Asl di Rieti che a metà pomeriggio ha fatto il punto su quanto è successo nelle ultime 24 ore proprio all'interno dell'emergenza coronavirus. All'esito delle indagini eseguite, nelle ultime ore non si evidenziano nuovi soggetti positivi al test Covid-19. Nell'arco delle ultime 24 ore, però, si registra un decesso. È una paziente, una donna di 84 anni, ricoverata presso il reparto Covid dell'ospedale dell'Ellis di Rieti. La paziente era affetta da gravi patologie pregresse, scrive la ASL. In provincia di Rieti, i soggetti positivi al test Covid-19 scendono a 376, scendono a 137 invece i soggetti in sorveglianza domiciliare. Di questi, c'è 126 sono asintomatici, mentre 11 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid-19. 21 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Questi sono i numeri della ASL di Rieti, ribad ribaditi di fatto anche dal bollettino regionale. Non si registrano nuovi casi positivi nelle ultime 72 ore, qui addirittura la Regione ci ricorda eh, questo record positivo. In termini di nuovi contagi, purtroppo appunto la morte di una, di una paziente e l'uscita di 21 persone dall'isolamento domiciliare. Nel consueto punto di Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, eh, sul, eh, sull'emergenza eh, ci viene detto che eh, viene registrato un dato di 144 casi di positività e un trend stabile al 2,6%, ma sono in calo i ricoveri in ospedale. Oggi peraltro è scaduto il bando per medici e infermieri per le unità speciali di continuità assistenziale regionale che ha avuto una straordinaria riuscita con 800 candidature. Allo Spallanzani nel frattempo si registrano casi vicini allo zero di infezione tra il personale sanitario e l'istituto e sono al via i test sierologici, mentre al Policlinico Umberto I dopo la sorveglianza su 300 casi complessivi esaminati le positività registrate sono state due pari quindi allo 0,6%. Nel frattempo si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare e coloro che sono entrati in sorveglianza, stiamo parlando di 18.368 persone che escono dalla sorveglianza e 11.767 più di 6.000 unità, dunque la forbice, quelle che sono entrate, questa è la situazione anche a livello regionale. Allora, prima di approfondire una tematica, in particolare quella che vedete alle mie spalle, l'apertura del nostro sito, cioè la visita di eh, Nicola Zingaretti accompagnato da Alessio D'Amato, l'assessore alla sanità dal DG ASL Marinella di e anche dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili, voglio porre una domanda e fare una precisazione. Anche ieri lo abbiamo fatto. Allora, nei dati che vi riportiamo quotidianamente non vengono citati i tamponi, perché perché la ASL non ce li comunica, quindi noi non abbiamo questo dato. È il secondo giorno consecutivo che ci facciamo promotori di questa domanda. Fateci sapere eh, di questa richiesta, fateci sapere i tamponi effettuati, perché se nelle ultime 72 ore ci sono zero casi di positività non so, faccio un'ipotesi, eh, ovviamente su 1500 tamponi è sicuramente un, ottima, un ottimo dato. Se ci sono zero casi di positività su zero tamponi è chiaro che cambia totalmente la statistica e la matematica e quindi lo ribadiamo ancora, chi deve fornirci questi dati credo che siano importanti anche perché a livello nazionale vengono comunicati nel bollettino eh, nazionale e quindi mi, sembra, eh, mi sembrerebbe insomma, utile, oltre che vorremmo sapere se magari è andata avanti lo screening sul personale più esperto eravamo fermi al 64% dello screening Immagino si sia andati avanti e vorremmo sapere anche quante persone sono risultate positive in ambito sanitario, questo ci farebbe immensamente piacere, chiaramente noi non smetteremo di cercare questo dato, intanto continuiamo a eh, chiederlo e a darvelo. Eh, allora, brevissimo avremo un servizio, però prima del servizio voglio darvi il dato nazionale del contagio, complessivamente 106.962 i malati di coronavirus con un incremento di 355 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 1.100. 889. Si tratta dell'incremento più basso al 2 marzo, quel giorno l'aumento dei nuovi casi fu di 258 mentre il giorno dopo fu di 428. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, ad oggi sono 2812, mentre dei 106.962 malati complessivi 25.786 sono ricoverati con sintomi, 1.107 in meno rispetto a ieri e 78.000 sono quelli in isolamento domiciliare. Stiamo parlando di dati in tutta Italia, eh? non, non sono dati locali. 22.745 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia con un aumento rispetto a ieri di 575. L'aumento ieri era stato di 525, 42.727 le persone guarite, eh, 2.563 in più di ieri, ieri l'aumento era stato di 2.072, quindi sicuramente numeri ampiamente eh, positivi. Allora, prima ve l'ho preannunciato, eh, poco fa roba veramente di neanche un paio d'ore, c'è stata la visita del governatore Zingaretti, dell'assessore D'Amato, accolti dal DG ASL Marinella D'Innocenzo e dal Vescovo Domenico Pompini, al Covid Hospital Santa Lucia, Piazza Beato a Colomba, centro città di Rieti, ci sono tanti anziani, ma anche tanti operati, eh, operatori, perdonatemi, che sono stati contagiati, sono ospiti in questa struttura che di fatto è diventato un ospedale utile, per curare e accogliere chi chiaramente è alle prese con il coronavirus. Ovviamente un'emergenza che dura da diverse settimane, eh, con misure eh, straordinarie, eccezionali, eh, che, con cui vengono trattati questi pazienti e che richiedono chiaramente anche provvedimenti importanti. Stessa situazione che sta vivendo anche l'Alcim di Contigliano. Lo ricordiamo, queste sono le due strutture più grandi e attenzionate a livello ASL e regionale e che di fatto sono gestite da queste due strutture. Abbiamo chiaramente raccolto, grazie a Emiliano Grillotti e Gianluca Vannicelli, le immagini eh, di questa visita del governatore e dell'assessore alla sanità e soprattutto abbiamo raccolto proprio le parole dello stesso D'Amato. Il servizio. Mi sembra che riedi da alcuni giorni i dati sono in forte calo e questo è sicuramente una cosa che ci conforta, soprattutto. Aumentano le persone che escono dalla sorveglianza e aumentano anche i guariti. E, eh, ho avuto modo anche di salutare qui alcuni ospiti di Santa Lucia che stanno diciamo, in via di guarigione e questa è sicuramente una, una buona notizia. E bisogna adesso lavorare e ancora e potenziare le iniziative sul territorio, perché questa è una battaglia che si vince in ospedale, ma si vince innanzitutto sul territorio. Per cui. La visita nostra qui oggi col Presidente era proprio a testimonianza del lavoro svolto e di un ulteriore impegno che va messo in questa seconda fase. Bisogna ancora fare in modo che il famoso R, che è il coefficiente di replicazione del virus, sia portato sempre di più verso lo zero e oggi diciamo, ancora non è così a livello regionale. E una volta che questo avverrà, e ci auguriamo entro fine mese, poi si potranno anche individuare gli scenari successivi. Accogliamo anche un appello dell'OMS, dobbiamo preparare adesso lo scenario che avverrà il prossimo autunno-inverno. Purtroppo i sintomi sono gli stessi dell'influenza e del covid, per cui noi dobbiamo necessariamente fare in modo che i nostri professionisti non abbiano di fronte elementi di confusione. Pertanto è importante questa campagna della vaccinazione antinfluenzale rivolta agli over 65, che purtroppo poi sono anche le persone che maggiormente risentono del covid-19. Dunque dati confortanti da rieti, sicuramente, come specifica l'assessore regionale D'Amato, e un occhio già al futuro, non tanto alla fase 2, quella chiaramente eh, ci guarda eh, il governo, ci guarda la stessa regione, però è in fase di programmazione ed è quella che già conosciamo e che sapremo andremo ad affrontare, ma soprattutto c'è uno sguardo all'autunno e all'inverno. Eh, di, di poche ore fa la decisione di firmare un'ordinanza da parte della regione eh, legata proprio all'obbligatorietà per operatori sanitari e over 65 di sottoporsi al eh, vaccino anti-influenzale. Questo a che cosa serve? Ce l'ha spiegato D'Amato. Eh, di fatto a contrastare eh, l'influenza tradizionale, quella che ciclicamente eh, siamo abituati chiaramente ad affrontare e che registra comunque sempre numeri importanti, non ce ne accorgiamo, ma registra sempre numeri importanti in tutta Italia, nel Lazio e a Rieti, eh, per creare un discrimine con il coronavirus che ha più o meno gli stessi sintomi, perché la paura è chiaramente che il coronavirus sia ciclico e che finché non ci sarà un vaccino, chiaramente bisognerà eh, misurarci comunque in generale eh, almeno finché non sarà dato su vasta scala un farmaco un vaccino proprio eh, assicurato un vaccino che chiaramente non abbia controindicazioni eh, importanti eh, è pur sempre un farmaco quindi qualche controindicazione ce l'avrà sempre però controindicazioni ovviamente importanti che possano essere ancor più lesive rispetto alla stessa malattia del coronavirus. Questo è quanto ci ha detto D'Amato e che abbiamo analizzato insieme. Prima il prossimo collegamento, intanto saluto tutti coloro che sono collegati in diretta, Luigi, Stefania, Angela, Fatia che ci, ci, ci salutano, giriamo a nostra volta il, il ringraziamento per, per seguirci. Stefania dice: Secondo me non comunicano i dati dei tamponi. Immagino si riferisca a quello perché non li fanno. No, non è, non è vero, non è, non, è, non è così sicuramente perché, insomma, per dare delle positività, delle sorveglianze, i tamponi ci sono. Ci piacerebbe però saperlo il numero perché, proprio per evitare, anche un pensiero. Tra virgolette malizioso come, come questa, questa è una bella provocazione, Stefania. Eh, è, è, giusto, è giusto che tu l'abbia sollevata. Allora, prima del collegamento, eh, ci sono dei lanci d'agenzia arrivati poco fa che mh, eh, vorrei comunicarvi. Allora, innanzitutto che dalle 18 di tutti i giorni alle 18 di tutti i giorni non ci sarà più la conferenza stampa eh, della protezione civile che non è mai mancata dal 22 eh, febbraio eh, questa eh, si ridurrà insomma a un paio di appuntamenti eh, settimanali eh, i dati saranno veicolati sul sito ma ci sarà il punto con Borrelli e le personalità dell'IS eh, due volte a settimana il lunedì e il giovedì se non, se non sbaglio però i dati ce li avremo sempre anche Rieti Life ve ne darà conto ci sono poi delle indiscrezioni. Allora sapete che dal 3 maggio, il 3 maggio scade il DPCM che, eh, che è, vi, è in vigore da pochi giorni eh, e è in fase di valutazione chiaramente tutto ciò che eh, è mh, il dopo. Allora, secondo fonti giornalistiche, il 4 maggio potrebbero riaprire, pur con tutta una serie di limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e parchi. Prendetela con le molle, è un'indiscrezione. Eh, Un'ipotesi sul tavolo degli esperti che, però, dovranno fornire al governo le linee guida per la riapertura del paese. Si tratta di una valutazione in corso. Fermo restando che le scelte chiaramente spetteranno al governo anche sulla base dei dati epidemiologici che si registreranno nelle prossime settimane. Chiaramente, insomma, abbiamo detto tre aspetti importantissimi, tre luoghi in cui c'è assembramento per forza di cose bar, ristoranti e parchi lo voglio ricordare, è tutto in fase di valutazione però è un'indiscrezione accreditata che volevo eh, sottoporvi, mentre dal 27 aprile potrebbe ripartire tutto ciò che eh, fa parte delle aziende della moda i mobilifici, l'automotive eh, quindi tutto ciò che si occupa di eh, spostamento ma eh, proprio eh, noleggio vendita, produzione de de dell'automobilismo, questo è chiaramente sempre un'indiscrezione un, un eh, tutto ciò che sono, eh, lo ricordiamo, eh, cose in via di valutazione e anche i cantieri edili, questo dal 27 aprile, mentre dal, 3, dal 4 maggio addirittura si pensa a riaprire bar ristoranti, e, ehm, bar, ristoranti e parchi. Però, ripeto, è tutto in fase di valutazione, dipende moltissimo dai dati che stiamo vedendo quotidianamente e soprattutto dai prossimi, dai prossimi giorni. Chiaramente su questa tematica ci torneremo. Mh, eh, è un'indiscrezione, non è una notizia, insomma, eh, però viene fuori da certamente situazioni molto molto eh, accreditate eh, e dai, da chi poi dovrà prendere delle decisioni o comunque indirizzare chi dovrà prenderle primo ospite della serata in collegamento Skype eh, è l'assessore all'innovazione, ci sono altre dele che poi insomma non, non, è non, non vuole essere una colpevole omissione, eh, Elisa Masotti a cui do il buonasera e il ben trovata. Sì, buonasera, grazie per l'invito e naturalmente un saluto anche agli utenti di RetiLife che saranno sicuramente numerosissimi. Allora, Assessore, sì. mh, lei eh, chiaramente ha una delega importante, soprattutto in questo momento delicata e al centro dell'attenzione, però è anche una mamma, è anche un insegnante, quindi possiamo spaziare su diversi, su diversi temi. Io partirei proprio sì. da quello eh, che la riguarda molto, e cioè la connessione. In città, insomma, sappiamo che da diverso tempo ci sono i lavori per la fibra, però poi è arrivata... Sì. Poi è arrivata la, la, la pandemia, e eh, chiaramente ci siamo misurati anche con un tra virgolette sovraccarico. Allora, magari anche scindendo i discorsi, come stiamo con la fibra, come stiamo invece allora. a connettività per i reatini. Sì, allora facciamo velocemente il punto, eh, partiamo dal fatto che ormai la superfibra a rieti è una realtà. Eh, in realtà eh, i lavori per la fibra eh, ottica in questo periodo di emergenza sanitaria non si sono fermati, o meglio c'è stato lo stop degli scavi ma si è continuato ad operare per la posa della fibra, anche se eh, naturalmente in maniera eh, ridotta. Per ciò che riguarda eh, i dati in realtà non si discostano molto da quelli del mese di febbraio perché abbiamo raggiunto i 72 km di infrastruttura realizzata e 17 km di ripristino stradale, quindi circa il 30%. La bella notizia è che proprio la prossima settimana inizieranno nuovamente i lavori degli scavi. Ad oggi Beh. abbiamo raggiunto circa 16.000 unità immobiliari, quindi il totale delle unità immobiliari che erano previste dal progetto iniziale, poi come sapete eh, abbiamo provveduto eh, a realizzare a fare una ulteriore integrazione per arrivare a 18.000 unità immobiliari interessando il giovane quartiere di Campoloniano eh, per cui parliamo di circa 2000 unità immobiliari su Campolognano ed ecco che appunto a partire da lunedì inizieranno nuovamente eh, gli scavi su alcune delle vie appunto del quartiere da piazza Bettino Craxi eh, passando per eh, via Pollastrini via Benedetto Riposer via del terminillo ma eh, insomma ce ne sono molto altre per cui considerando l'incremento di queste 2000 uh, unità immobiliari e, e considerando anche insomma il ritardo oh, dovuto all'emergenza coronavirus salvo imprevisti possiamo oh, tranquillamente dire che i lavori i, verosimilmente insomma potrebbero finire proprio oh, entro luglio ah. e, e la fibra ottica integrale insomma in questo, in questo periodo è davvero oh, un'opportunità importante, si pensi al, eh, al telelavoro, no? la fibra ottica ah. integrale non più in rame, è, è sicuramente un supporto decisivo per il telelavoro che ormai eh, insomma, è venuto in primo piano eh, con tutte le sue potenzialità. Sì, questo è fuori, è fuori di dubbio, insomma una, una, una forza, una potenza di, 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 di connessione sicuramente maggiore e anche, è anche più stabile. Eh, quindi ci fa capire, Masotti, che eh, luglio finiscono i lavori, significa che l'infrastruttura è pronta. Eh, sì. Poi gli operatori della, com della comunicazione potranno interessarsi, potranno Ma acquistare. In realtà già da adesso, ah, okay. la vendibilità ha, è già iniziata da tempo, eh, a partire dal mese di settembre interessando le unità immobiliari che erano state okay. insomma, raggiunte eh, dalla fibra. Adesso, oh, come appunto dicevo, sono state raggiunte 16.000 unità immobiliari, quindi eh, tutte e 16.000 le unità immobiliari eh, possono già da tempo rivolgersi direttamente all'operatore per... Eh, attivare eh, l'infrastruttura eh, basta appunto semplicemente contattare l'operatore per cui ecco già in molti lo hanno fatto e già molti stanno godendo dei benefici di questa rete di telecomunicazione insomma all'avanguardia eh, che garantisce stabilità e velocità di connessione perché lo ricordiamo si può viaggiare a un gigabyte eh, al secondo eh, insomma significa che una serie televisiva si scarica in, uh, da netflix sì. o da amazon prime in qualche minuto po o, poco, sì. o poco più insomma neanche forse i tempi sono decisamente insomma eh, perché molto, poi molto, quello molto che interessa bello, alle persone è fondamentalmente è il, è il parametro di giudizio oh, eh, l'ho detto prima lei è anche un insegnante sì. mh, allo stato delle cose come va in generale la didattica a distanza. Secondo lei, quale, di, quale difficoltà ha incontrato? Quali difficoltà hanno incontrato i nostri professori, ma anche i nostri ragazzi e le nostre ragazze? Allora, sì, diciamo che all'inizio da parte della classe docente, per carità ehm, non vuole essere un discorso generalizzato, però insomma c'è stata un po' di titubanza, ehm, un po' di timore, molti dubbi, e poi in realtà. Ehm, ho avuto modo di percepire che eh, il tutto è partito eh, come doveva partire quindi eh, nell'ottica dell'efficacia del servizio e anche i ragazzi che vabbè, sono nativi digitali quindi sicuramente hanno incontrato meno, meno difficoltà eh, chiaramente poi le attività didattiche, gli obiettivi, i programmi sono eh, stati naturalmente rimodulati eh, in forza del, dell'emergenza sanitaria quindi, e quindi delle e del minore tempo a disposizione eh. no? per ciò che riguarda l'attività didattica perché non solo sono diminuite le ore della materia ma la stessa ora di lezione si è ridotta in molti casi a 40 minuti 45 minuti eh, quindi ecco tanti lati positivi perché eh, diversamente se non ci fosse stata questa possibilità l'anno scolastico sarebbe saltato eh, qualche criticità eh, sicuramente eh, c'è perché insomma eh, la lezione frontale ha naturalmente eh, i suoi i suoi vantaggi eh, garantisce il contatto il contatto umano eh, però insomma eh, in questo periodo sicuramente ecco è eh, eh, è indispensabile. Eh sì, c'è tutto quel linguaggio non verbale che chiaramente è parte integrante della formazione, questo è eh poco, certo. poco ma sicuro, sia da parte di, di chi è poi dietro la cattedra ma anche da chi è dietro, dietro il banco, però vabbè, intanto, certo. sempre, meglio, sempre meglio di niente, almeno abbiamo la didattica a distanza. Certo. A proposito di didattica a distanza, non è didattica ma è vero il proprio lavoro, sì. eh, il telelavoro anche nel Comune di Rieti nei giorni scorsi è stato oggetto di un tipo di polemica che all'assessore Masotti interessa relativamente. Eh, le chiedo invece quanti lavoratori sono eh, magari impiegati dal Comune in questa modalità? E, sì. mh, non so in quale forma, che cosa utilizzano di più, cioè che cosa fanno più che altro sì, i smart eh, working? Appunto, date le misure restrittive imposte dall'attuale emergenza sanitaria, i dipendenti del comune di Rieti stanno appunto operando attraverso il cosiddetto lavoro agile. Sono circa una cinquantina, ah. una novantina scusi i lavoratori impegnati in questa nuova modalità. Eh, dipendenti che eh, afferiscono ai diversi settori, dai democratici demografici ai all'urbanistica, lavori pubblici, servizi sociali, protocollo, risorse umane, settore finanziario, certo. insomma un po', oh, un po' tutti. E poi, per assicurare naturalmente eh, continuità all'attività amministrativa eh, e politica, eh, ci siamo Organizzati con una piattaforma per cui ah. eh, ci riuniamo, gli organi collegiali, insomma, eh, si riuniscono, quindi parlo di consiglio comunale, commissioni consigliari, conferenze di capogruppo, si riuniscono appunto in videoconferenza utilizzando una piattaforma eh, informatica che eh, permette, appunto, nell'ottica del principio della trasparenza, lo svolgimento della, delle varie sedute. Ok, ok, quindi insomma smart working praticamente per, per mh, più della metà, oltre la metà insomma dei, dei, dei operatori interessati e dei, dei dipendenti interessati. L'ultimissima cosa e poi la lascio a Masotti al suo, sì. al suo lavoro e alla sua famiglia, eh, sì. chiaramente un amministratore locale qual è lei, ma come altri, di altri enti molto più vicini al cittadino, eh, hanno visto prendere poi dal, eh, dal governo centrale e dalla regione dei provvedimenti ma soprattutto degli stanziamenti per smart working, connessioni, didattica a distanza. Ha visto, eh, magari avrebbe fatto altre scelte, avrebbe puntato più su altro, c'è bisogno d'altro, soprattutto di soldi o oh, va bene così? allora per ciò che riguarda i fondi eh, per la scuola appunto non sono passati chiaramente attraverso il comune ma direttamente alle scuole eh, per ciò che riguarda lo smart working eh, i fondi hanno interessato soprattutto i piccoli comuni quindi mm. noi come comune di rieti ancora non, eh, non abbiamo potuto beneficiare perché appunto non siamo un piccolo comune okay. però oh, so che potrebbe forse esserci insomma la possibilità quindi siamo oh, in attesa ehm, Sicuramente eh, la priorità in questo periodo insomma, è quella sociale per aiutare insomma, eh sì. le, le famiglie eh, in difficoltà che lottano con la povertà, per cui sicuramente al primo posto le esigenze sociali e poi tutto il resto. Assessore, io la ringrazio, chiaramente eh. ci risentiremo nei prossimi giorni. Intanto, buon lavoro a Elisa Masotti, a assessore all'innovazione tecnologica te del, del buon Comune. Buon seguimento, grazie. Buonasera, Buonasera, Elisa Masotti, che insomma avete, eh, avete visto anche altre volte su Ride Life TV, magari ospite della Rana del Pozzo del direttore Emiliano Grillotti e anche in altri, in altri appuntamenti. Era, era importante fare un punto eh, con lei perché. Poi i lavori della fibra interessano tutti e l'abbiamo visto adesso quanto è importante avere una connessione stabile, veloce per fare diverse cose perché internet non è solo i social network, non è solo le serie TV. Prima ho esemplificato sulla serie TV perché c'è un parametro di confronto, di confronto tangibile però serve per la scuola, serve per i, i ragazzi. 12 milioni di persone sono coinvolte in tutta Italia nel mondo della scuola, eh, insomma eh, tra 8 milioni di studenti, professori, eh, mamme, papà, che insomma poi alla fine devono dare una mano, eh, capite quanto sia importante che eh, l'informazione, la formazione viaggi su una infrastruttura, stabile eh, che, e che non, dia, che non dia problemi e soprattutto raggiunga tutti. Insomma, di storie ne stiamo sentendo tantissime, dal ragazzino in Toscana che si fa un chilometro a piedi da casa. Per andare sopra la collinetta dove prende meglio il, il telefono e, e partecipare alle lezioni de, insieme alla sua classe, a tante altre situazioni o addirittura dove di, internet non prende proprio. Eh, per esempio, c'è una ascoltatrice che solleva una questione di cui si è discusso molto. In realtà, Assessore Masotti ci avrebbe potuto rispondere poco, ma eh, poi nei prossimi collegamenti, magari con qualcuno che e eh, diciamo deputato magari a risponderci affronteremo il problema eh, Federica dice ho una bambina che ha il sostegno e si trova male a fare la scuola a distanza e questo non, Federica non è, non è la prima a sottoporre alla stampa, all'opinione pubblica una questione del genere è certamente una questione, perché se è vero, è vero che eh, magari i numeri sono ridotti per i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine che hanno bisogno di assistenza nello studio, è anche vero però che è una questione che c'è e che va affrontata: non si possono lasciare, certo, da solo i bambini che, o, o i ragazzi, eh, di entrambi i generi ovviamente, che hanno bisogno. Di, di sostegno, eh, Federica ce l'ha ricordato eh, chiaramente, perché poi eh, con, con la formazione a distanza eh, il gap aumenta ancora di più e la difficoltà poi per, per, per imparare non è, non è, è, an è ancora più elevata, ecco, quindi questa è una tematica che facciamo nostra ed è centrale in questo tipo di discussione. Uscendo invece dalla tematica telelavoro, scuola a distanza, si torna invece su una questione un po' più terra-terra. Allora, io non amo moltissimo, ma questa è un'opinione mia personale, gli sceriffi, cioè chi segnala, alcuni comuni hanno fatto, hanno fatto delle, delle app, addirittura penso al comune di Roma, chi segnala chi è in giro, chi porta a spasso il cane troppe volte, non, non mi piace, però quando c'è una segnalazione di un cittadino secondo me va riportata. Vorrei farvi sapere che per Via Le Maraini le macchine sfrecciano più di prima, se potete fare qualcosa vi ringrazio, vabbè possiamo fare qualcosa relativamente, insomma non siamo forze dell'ordine. Però, a Maria, chiaramente possiamo segnalare questo. Magari questa cittadina, questa lettrice ha avuto un'impressione di maggior traffico veicolare su Viale Marini. Ricordando che è arteria principale della città, in cui addirittura nei giorni scorsi sono stati blocchi: proprio, eh, non, eh, non filtri, ma proprio veri e propri blocchi. Quindi si fermavano tutte le auto. Eh, insomma, eh, mi risulta difficile, però, certamente. Io lo, lo dico, lo, lo voglio sempre ricordare, non siamo fuori dall'emergenza, ci siamo ancora con tutte le scarpe, eh, magari si vede un po' più la luce in fondo al tunnel, ma certamente non ci siamo, quindi non è che si può tornare a, ad andare in giro, a spostarsi eh, anche per cose... Extra necessario? No, assolutamente, ci si sposta per necessità, ci si sposta per quanto consentito per prendere aria sotto casa per portare il, il cane, eh, insomma, di fuori eh, a espletare le proprie funzioni biologiche. Peraltro sempre chiaramente con, nel rispetto delle, delle norme anche igieniche. Ma sappiamo che i proprietari di cani sono avvezzi e attenti. Eh, e poco più. Basta, però non è che siamo tornati alla normalità. Forse torneremo il 3 maggio a liberarci un po' di qualche catena, ma non siamo certamente... certamente... Certamente fuori. Salutiamo Sabrina che ci manda un buonasera, ricambiamo Luciana, lo stesso ci manda un ciao, Gina, insomma siete davvero tantissimi e questo ci fa, ci fa piacere, lo sto vedendo in diretta e, e vi saluto così come, come viene, non me ne vogliano gli altri che magari ci seguono e non si sentono nominati. Un po' di rassegna e poi andremo con il prossimo. Eh, collegamento, allora avete sentito chiaramente il bollettino locale, regionale, nazionale che abbiamo letto insieme. Da qualche giorno l'assessore alla protezione civile Onorina Domenicoli, che abbiamo avuto ospite mh, anche in qualche puntata, qualche puntata fa, mh, ci manda anche un bollettino dedicato alla città, al comune. La chiamo città, ma in realtà al comune, quindi anche le, le frazioni, da Poggio Fidoni a, a Moggio fino a, a, a Sant'Elia, insomma, tu, tutti compresi eh, quello di oggi ci dice un decesso che è quello di cui abbiamo parlato prima un 84enne che era ricoverata in ospedale un nuovo guarito in bocca al lupo eh, siamo, siamo veramente felici e 154 positivi totali di fatto è poco poco meno della metà di tutto ciò che è poi nel, nel reatino perché i soggetti positivi sono 376 in questo in questo momento, e ancora abbiamo visto i dati nazionali, bel gesto invece della Fondazione Varrone. Lo sappiamo insomma che la Fondazione Varrone è da sempre vicina a questo tipo di emergenze, lo ha fatto col terremoto, lo ha fatto in altre occasioni, lo sta facendo anche in emergenza coronavirus. Fondazione Varrone che ha donato al comune di Rieti 10.000 euro che verranno inseriti nella, eh, nella rete solidale gestita diciamo, dall'assessore Palomba. Eh, di cui abbiamo parlato spesso, in cui si va veramente dal supporto psicologico alla consegna ai farmaci, della spesa per le persone, persone più fragili, persone bisognose, famiglie numerose che hanno bisogno di una mano, insomma, eh, sono 10.000 euro. Insomma, mm, bella boccata d'ossigeno per questo, per questo servizio. Per carità, poi i soldi non bastano mai, però sono sempre 10.000 10 euro. Oh, avete sentito nei giorni scorsi, anche dalla nostra testata, che la regione pensa di, o meglio, sta prontando per cominciare a fare dei test sierologici, quindi dei nuovi eh, dei test rapidi per controllare il contagio da coronavirus eh, sulle forze dell'ordine. Chi rappresenta la polizia locale, municipale, ha detto non ci potete trattare come carne da macello, insomma ci siamo anche noi, ecco, e trovate il, il comunicato sulla nostra, sul nostro portale, sul nostri, sui nostri siti. E ancora, eh, nel frattempo in questo periodo di emergenza, nel primo trimestre del 2020 c'è un saldo negativo di 97 imprese nel Reatino. È vero che nei primi tre mesi l'emergenza ancora... Non era nel pieno, però insomma, nei primi tre mesi c'è cioè la fine di febbraio, c'è cioè marzo, abbiamo perso 100 imprese. Fondamentalmente, è questo che ci ha detto Movie Imprese e in generale la Camera di Commercio insieme a Union Camere. Eh... E ancora, beh, avete visto il lancio dedicato alla visita di Zingaretti, non ce l'aspettavamo. Poi, quando c'è stata, ci siamo precipitati a Santa Lucia. C'è un bando per il sostegno alla locazione e agli affitti annuali del 2020, ecco come fare domanda. Trovate tutti i riferimenti sul nostro sito. Altrimenti sul sito del comune, insomma, c'è il link diretto al sito del comune stesso che accoglie, peraltro. Lo voglio ricordare anche le modalità per quanto riguarda, ehm, per quanto riguarda le, i buoni spesa, che sono importantissimi. Eh, lo voglio ricordare: la Regione ha reso eh, obbligatoria invece la vaccinazione anti-influenzale per gli over 65 e per il personale sanitario. Attenzione, vaccino contro l'influenza tradizionale, non il coronavirus non c'è il vaccino ancora per il coronavirus però dal prossimo autunno sarà obbligatorio per over 65 il personale sanitario per i motivi che dicevamo prima, di fatto per scindere per abbassare eh, soprattutto le persone che poi si ammalano in un dato periodo e quindi sovraccaricare terapie intensive come abbiamo visto è eh, importante è un'iniziativa importante perché proprio permette alla regione di fare un discrimine mettiamola, mettiamola così anche perché i sintomi poi sono abbastanza simili. La Rieti Solidale che lotta contro il Covid-19 ha donato dispositivi di protezione per il Delelis, Diversi soggetti si sono attivati per fare un'importante donazione al Delelis, non sono i primi e non saranno neanche gli ultimi. Complimenti a loro, complimenti a chi l'ha fatto e lo farà. Intanto ieri il commissario Arcuri ha firmato l'ordinanza che dà l'ok okay alla realizzazione, o meglio. Alla, alla presa in carico diciamo della licenza che verrà fornita gratuitamente per questa app che traccerà il contagio in Italia. Si chiama Immuni, è sviluppata una, da un'azienda italiana. Che cosa farà fondamentalmente? Ora ci devono spiegare bene, bene, bene. però la realtà è questa: chiaramente, più persone ce l'avranno installata sul cellulare, più sarà curata. Quindi. Di fatto grazie alla tecnologia Bluetooth, quindi niente geolocalizzazione, meno problemi di privacy, anche se a mio avviso in un'app del genere la privacy c'entra sempre in qualche maniera, di fatto ci sarà la segnalazione a chi ce l'ha installata di, eh, di essere entrati in, a contatto, essere passati vicino a qualcuno che è presumibilmente, o meglio, che è positivo. Ci devono far capire molto 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 bene. Eh. La, la situazione e, e soprattutto devono sensibilizzare l'applicazione la, gratuita non è obbligatoria, però devono sensibilizzare perché più persone ce l'hanno e più chiaramente quest'ultima è, è utile, mh, poi staremo saremo a vedere nei prossimi giorni. Ci, sicuramente ci saranno sviluppi. I controlli ci sono e le macchine autorizzate hanno il diritto di sfrecciare, ci dice Francesca rispondendo all'altra lettrice, sfrecciare tra virgolette chiaramente, di transitare, questo sì è vero, ci sono tante persone, relativamente sempre tante, che eh, chiaramente per motivi di lavoro, sempre per necessità, per motivi di salute possono spostarsi e chiaramente il traffico c'è, è, ine è inevitabile, non è come sempre, però un po' di movimento c'è, quindi ecco, attenzione anche a valutare questo. Do il mio buonasera e il benvenuto. Davide Bianchino, eh, direttore di Federlazio Rieti. Come sta Bianchino? Buonasera, grazie, salve a tutti. Eh, tutto ok, nel senso che al netto ovviamente della situazione che stiamo vivendo tutti e che ha coinvolto ai noi tutti quanti, eh, purtroppo non è una situazione facile. No, eh, questo è vero. Questo è vero. Purtroppo è così. Eh, noi potete immaginare... Abbiamo fatto domande per Cassa Integrazione, ovviamente per le nostre aziende che ce l'hanno richiesto, come penso mai in questi ultimi vent'anni. Sono arrivate praticamente da quasi tutte le aziende, tutte insieme. Quindi a noi, tra l'altro, si è depubblicato il lavoro, ma a parte questo ci dispiace perché purtroppo è a causa di una situazione veramente, veramente difficile. Tremenda e io l'ho considerata sin dall'inizio una vera e propria guerra, perché se ci pensiamo un attimo agli stessi effetti di una guerra, abbiamo praticamente avuto la nostra libertà personale minata, nel senso che anzi limitata a tutti gli effetti, ma soprattutto completamente inerti dal punto di vista economico. Ecco, eh, partendo da qui, oggi si comincia a pensare alla cosiddetta fase 2. La fase 2 è fondamentale. Noi auspichiamo una riapertura. Quasi completa, almeno laddove sia possibile. Io personalmente eh, ritengo che, soprattutto nelle aziende eh, classiche, parliamo di quelle manifatturiere, ma parliamo di quelle aziende sì. dove diciamo, ci sono i cosiddetti caparmoni, eh, vi posso garantire con assoluta certezza che tantissimi nostri imprenditori hanno sin dall'inizio attivato delle misure di, di sicurezza per la protezione dei dipendenti. Ben prima anche di quelle che poi sono venute successivamente da parte dei nostri decreti nazionali. Oh, non è una cosa che riguarda Rieti, però eh, era notizia di qualche giorno fa, su, su quotidiani accreditatissimi, il Corriere della Sera ad esempio, di tanti che hanno riaperto, parlo soprattutto del nord Italia, in barba alle norme. È chiaro che anche qui c'è una motivazione, evidentemente. Cioè, si è alla canna del gas. Beh. Eh... Io l'ho sempre per scontato che stiamo parlando di aziende, almeno per quelle che riguarda ovviamente le nostre, sempre aziende eh, che rientrano ovviamente nei canoni del decreto, assolutamente, codice ateco e, o all'interno di una filiera che riguarda i reparti esempio, elettromedicali e quant'altro, eh, perché alcune di queste hanno potuto riaprire anche se marginalmente, lo sappiamo, eccetera. Eh, non sono assolutamente d'accordo oh, su aperture forzate diciamo, così esatto, forzato comunque sia eh, in barba a quelle che sono certo. le norme i decreti, anche perché non è rispettoso, soprattutto nei confronti delle aziende che invece rimangono chiuse, con eh, grandissimi danni dal punto di vista economico. Ecco, questo è, eh. è, un, è, è un grande aspetto perché comunque sia, l, è un problema il fatto di cercare di riaprire il prima possibile perché noi avremo un impatto l'abbiamo già avuto, ma avremo un impatto tremendo anche nella riapertura perché sarà una rincorsa pazzesca certo. e purtroppo dobbiamo essere pragmatici eh, e purtroppo non ci dobbiamo prendere in giro qualcuno ce lo perderemo per strada perché purtroppo è stata una crisi devastante questa, immediata e tutta insieme, quindi non è mai uguali nel passato, se ci pensiamo un attimo, che ogni crisi ha avuto dei periodi, di cali, degli aumenti, dei settori, qui ha riguardato tutti indistintamente e immediatamente nel giro di una o due settimane. Eh, bisogna però partire anche dalle cosiddette opportunità, ci ricordiamo tutti, no? Eh, a causa del terremoto quando parlavamo eh, sempre della opportunità. Sì. Anche qui ci potranno essere, già ci sono delle opportunità. Mi riferisco ai bandi usciti già che usciranno anche di fare Lazio, i 10.000 euro, i 25.000 euro del, del fondo di garanzia statale fino a 800.000 euro, 25% del fatturato, con, eh, parliamo del 100%, barra 90% di garanzia statale, cose che normalmente in condizioni normali non ci sarebbero mai state, quindi assolutamente utilizziamole, sfruttiamole, però io questa la considero sempre la cosiddetta emergenza, queste sono le misure per affrontare l'emergenza, in fin dei conti stiamo parlando di fare altri debiti, perché stiamo parlando di finanziamenti a tasso zero, con garanzie e quant'altro. Da domani mattina, quando riapriremo, dovremo cominciare a parlare seriamente con tutte quante le istituzioni a cascata da comune, regione e soprattutto a livello poi nazionale. Di cosa si potrà prevedere per le aziende per partire per qualcosa di più concreto, perché le aziende da sole non ce la faranno. Certo. Uno o due mesi di chiusura: le aziende, che siano commercianti, che siano nel settore del turismo, ma anche le classiche aziende, perché comunque sono state chiuse, hanno avuto un calo nettissimo, soprattutto perdita di clienti, clienti che probabilmente sono stati fatti nell'arco di 25-30 anni e in un mese sono stati, non dico spazzati via, ma. Una gran percentuale sicuramente sì, ho il, purtroppo il sentore perché comunque mi sento costantemente con le mie aziende, quindi eh, lancio diciamo così, un appello alle istituzioni, questo è stato un evento straordinario, per un evento straordinario ci vorranno misure straordinarie, quindi questa è la fase dell'emergenza e la dobbiamo considerare tale queste misure, sì. domani dovrà essere qualcosa di più grande. Sì, è quello che noi da, da giorni andiamo ripetendo da questa trasmissione, nel nostro piccolo, ma lo facciamo, insomma, misure straordinarie per le imprese, liquidità, eh, soldi in mano ai cittadini, perché poi, eh, ieri lo diceva il direttore Emiliano Perillotti, eh, sì, 600 euro, poi stiamo parlando dei prossimi 800. Però in mano mh, poi in realtà non abbiamo nulla, non, non ce l'abbiamo la carta sonante per fare la spesa e in questo caso chiaramente per rimettere anche in piedi l'attività e, e, e magari prendere anche le dovute misure. A proposito di misure e chiudiamo Bianchino, eh. le chiedo questo, le nostre imprese, quelle almeno insomma eh, che si servono di Federlazio e si riuniscono sotto l'ala protettrice di Federlazio, eh, sono pronte per andare a rispettare tutto ciò che poi saranno le, i distanziamenti, l'utilizzo dei DPI, mm, ma non, eh, non è una domanda perché non ho fiducia, ma soprattutto perché i DPI, i Plexiglass, eh, il mantenimento della sicurezza del fornitore, del corriere, non è facile da reperire una parte eh, a livello strumentale o da garantire da parte chiaramente poi delle persone che operano. Sì, è vero. Il primo problema è stato sicuramente quello del reperimento, soprattutto dei DPI, e quello però era durante la fase dell'emergenza che grazie a Dio ora piano piano lentamente e con massima attenzione ovviamente dal punto di vista della salute, piano piano ne stiamo uscendo fuori e mi auguro che sia sempre più costante eh, da questo punto di vista. E le aziende sanno bene come distregarsi le nostre aziende nelle difficoltà e quindi eh, a differenza per esempio del, dello Stato e del Governo che non ha fatto da questo punto di vista, lo devo dire, prevenzione perché ci stanno anche degli organi competenti apposta, eh, istituti di prevenzione proprio per questo. Tipo di rischi epidemiologici: e eh, se noi siamo arrivati al punto di non avere a disposizione le mascherine, ma non soltanto le mascherine, perché abbiamo visto anche situazioni eh, dal nord al sud Italia eh, di eh, persone nel reparto medicale, negli ospedali, sì. eh, gli infermieri che avevano delle tute che non erano a norma, addirittura non erano bianchini, cioè eh, cose assurde. Mm. E, e, da ah, questo ovviamente ha avuto un costo, notevole, un costo notevole, non soltanto ai noi di vite umane, ma anche dal punto di vista eh, economico, perché la sanità ha un costo. Abnorme in questa situazione. Tornando alla, alla domanda che mi faceva, assolutamente sì, nel senso che le aziende, come dicevo inizialmente, sono pronte perché eh, hanno cominciato per tempo, con grandissima fatica, con fornitori, subfornitori, a reperire tutto quanto quello che era necessario, anche perché, soprattutto, erano aziende che o avevano chiuso e quindi in questo momento non le consumavano quel, quel tipo di eh, strumenti di protezione, ma soprattutto. Eh, Alcune erano magari aperte soltanto al 30-40%, certo. quindi consumando molto meno. Quindi, ora che l'emergenza sta piano piano andando via, sono più a disposizione le mascherine, non soltanto quelli, tutti quanti i DPI. Le aziende sono assolutamente pronte, anzi, con una grandissima voglia e frenesia di ripartire, perché come dicevo. Eh, oltre alla grandissima voglia che poi lo sapete insomma gli imprenditori sono ottimisti di, di natura altrimenti non farebbero questo mestiere ma soprattutto c'è eh, la grande paura la grande paura perché ogni giorno ogni giorno che passa in più è un rischio in più di, eh, di non farcela sì. di non arrivare alla fine e di non riuscire a competere più con quello che sono anche i mercati anche di fuori d'Italia. Eh, quindi detto questo la risposta è assolutamente sì le aziende sono pronte e come detto inizialmente addirittura anche oltre quelle che sono a mantenere sono pronte anche oltre quelle che sono le, le, le disposizioni previste dal decreto quindi sono soprattutto ecco ripeto per quello che è anche perché mi passate il termine più semplice all'interno di un proprio capannone con i propri dipendenti cioè, perché sono strutturati eh, ci sarà magari più difficoltà all'interno dei negozi, ma non certo perché eh, i negozianti non riescono a mantenere questo tipo di sicurezza, anzi, tutt'altro all'interno dei propri dipendenti. Ma perché ci sarà dal 4 di maggio in poi un afflusso maggiore di persone nei no? negozi? È chiaro: Noi cittadini, stimoli che comunque non, eh, come dire, sarà più difficile il controllo da questo punto di vista. All'interno dei cavaloni e delle aziende, questo è molto più gestibile controllato, controllato e gestito. Gestibile: assolutamente. 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 Allora, direttore, io la ringrazio, eh, ci risentiremo presto anche con lei, in bocca al lupo alle aziende, a Federlazio eh, Rieti e chiaramente grazie a Davide Bianchino. Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti noi, buon lavoro. <ride> buon lavoro, buon lavoro al direttore di Federlazio e eh, come ho detto insomma a tutte le associate eh, di questa associazione di categoria che, mh, sotto la quale si ritrovano diverse realtà del, del territorio. Allora, alle mie spalle vedete Roma Life. Che è una testata neonata, mettiamola così, all'interno di, di questo gruppo. Cugina di Rieti Life e Terni Life. Vi invito a visitarla. Eh, insomma, si trova sia sui social eh, Facebook e Instagram, si trova chiaramente sul sito Romalife.it. L'apertura è dedicata all'obbligatorietà dei vaccini per over 65 personale sanitario, ma ci sono anche le assunzioni. Ah, guardate un po', la polizia locale ne parlavamo prima 300 nuovi agenti per la polizia locale eh, per, saranno anche vigili di quartiere di fatto quindi ancora più vicini ai cittadini mentre c'è anche un episodio di cronaca purtroppo perché una donna in fila all'ufficio postale della Balduina è stata travolta da un'auto in transito veramente una, una, una tragedia, un episodio di, di cronaca eh, davvero insomma, singolare anche perché insomma, essere investiti perché si è in fila All'ufficio postale, davvero, davvero particolare, eh, certamente una tragedia. Vi invito a seguire anche Terni Life, che si occupa delle vicissitudini e della cronaca eh, legata alla vicina città di Terni. Eh, C'è il bollettino aggiornato, chiaramente in Umbria calano i contagi, gli attuali positivi sono 788. Eh, insomma, ci fa pi piacere che in Umbria i numeri siano così come è, Lazio man mano... Eh, abbassandosi ecco eh, è veramente una notizia positiva un'occhiata alle testate nazionali a partire chiaramente dalla, eh, dal Corriere della Sera che intanto punta le sue pubblicità su sull'inizio di una serie evento questa sera con, eh, con due volti abbastanza importanti che vedete uno a destra e uno a sinistra della, della schermata però a parte questo eh, si parla molto di cronaca, si parla del coronavirus, eh, cambia il bollettino. L'annuncio dei Borrelli: conferenza stampa solo due volte a settimana. E questo ci dà anche un po' il segnale che evidentemente ci sarà anche un calo della pressione. Quindi, evidentemente, anche i numeri cominciano a far ben pensare, ben sperare il governo e quindi il comitato tecnico eh, scientifico. Foresti, uno dei creatori di Muni, l'app di cui parlavamo prima, la nostra app tutela la privacy, il governo deciderà come trattare i dati. Io sono scettico però, se ci dicono che tutelerà la, la privacy, mm, insomma ci aspettiamo, ci aspettiamo questo. Repubblica, Ricciardi, OMS, certa la seconda ondata epidemica in autunno, non accelerare le riaperture o verrà prima? Oddio, eh, notizia insomma abbastanza importante eh, messa la, passatemi il termine in falsa apertura dalla Repubblica, se l'apertura è Italia, mai così pochi nuovi positivi. Il CSS, fermata diffusione del contagio al Centro Sud. Borrelli, stop alle conferenze quotidiane. Questa è l'apertura, la falsa apertura è questo eh, richiamo di Ricciardi, che è la voce italiana dell'OMS, della World Health Organization, eh, e che dà per certa addirittura una seconda ondata epidemica in autunno. Eh, e che dunque non bisogna accelerare le riaperture perché altrimenti arriverà prima e dunque ci troverà, tra virgolette, impreparati o mentre ci stiamo rialzando. Eh, il rappresentante italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a raccomandare prudenza in vista dell'avvio della fase 2. Eh, insomma, Repubblica ci ha dato una notizia. Non proprio leggerina per, per chiudere la nostra, eh, il nostro appuntamento quotidiano con l'emergenza coronavirus. Io, in realtà, volevo chiuderlo veramente con una notizia eh, leggera e positiva eh, perché ricorderete, eh, soprattutto i più grandi, magari non i, i giovani. 15-20 anni ma, di oggi, ma qualcuno un po' più grande, il live aid, cioè eh, quei, quei grandissimi concerti che si facevano no, per aiutare l'Africa eh, in generale, povertà, ma anche nella, nel e Guardate come torna la storia anche nel, nel concetto dell'ampliarsi dell del, della conoscenza di tanti casi, ad esempio di AIDS, che poi hanno portato tanti, tanti malati, morte ovviamente, nel, nel, continente, nel continente africano. Bene, si farà qualcosa di chiaramente diverso, però dal tenore artistico di quel livello, per il coronavirus. Domani sera. Parte una lunghissima diretta, eh, soprattutto si parte diciamo sui social, ma poi intorno alle due della notte in Italia, ma in realtà in America è molto prima. È, è, è tardo pomeriggio sera, almeno insomma. In una, in una parte del, eh, dell'America. A parte questo One World, il concerto con Elton John, Lady Gaga e Company in realtà di Repubblica ma sono tantissimi. Si va da Chris Martin, eh, a tanti, veramente tanti tanti altri. Ci sono gli italiani Zucchero e Bocelli. C'è cioè Elton John, eh, c'è Celine Dion, c'è davvero di tutto. Non si troveranno in un posto, ma faranno questo concerto da casa. Ognuno da casa sua, eh, in diretta eh, proporrà immagino brani di successo immagino insomma eh, ultime uscite questo mh, diciamo che la catalizzatrice di questo grandissimo evento un po' come fu Bob Geldof per Live Aid in questo caso invece è eh, Lady Gaga che insomma pop star internazionale dalle origini italiane eh, 34enne eh, insomma conosciutissima dai giovani che si è fatta promotrice di questa bellissima iniziativa eh, in Italia si potrà assolutamente vedere soprattutto se avete Amazon Prime tante altre eh, piattaforme ma di fatto lo show Together at Home andrà in onda il 18 aprile negli USA quindi negli Stati Uniti, da noi si vedrà sul Rai 1 All'1.45 della notte Con il commento di Emma Stoccolma E Fabio Canino Previste repliche Tra il 19 e il 20 Su MTV E su VH1 Mentre MTV Bisogna avere Sky Per vederlo VH1 no Basta andare sul 67 eh, vado, vado a memoria E che Quindi in chiaro Quindi ci saranno delle repliche Veramente un bel evento Insomma eh, Collegandosi su internet Sui social Sulle piattaforme video Lo propongono in tanti Lo propone, lo propone Eleven Sports Se magari Avete l'abbonamento Per seguire i rieti Anche lì c'è sicuramente questo appuntamento. Mi sembrava bello proporlo perché significa anche passare il sabato all'insegna della musica e di fatto è un aiuto in questo periodo di pandemia. Non so per certo se c'è anche una raccolta fondi, comunque a sostegno dell'OMS dell eh, ed è curato anche da Global Citizen. Quindi è veramente un bellissimo evento che vi invito a seguire, anche perché gli artisti impegnati sono davvero, davvero tanti. Ci sono anche Zucchero e Bocelli. Allora, abbiamo davvero concluso con questo punto e iniziativa musicale internazionale mondiale. Vi ringrazio per averci seguito. Mm, voglio chiudere con queste parole. Eh, ce le manda Anna in diretta. Mi consola che non ci sono molti infettati, dice eh, rispetto immagino al recente bollettino. Non so perché, eh, non so se è perché i reatini si sono attenuti alle regole o perché Rieti non è una città di passaggio. Ah, credo che entrambe le motivazioni siano valide. Faccio gli auguri a una mia cara amica che ha superato la malattia e le voglio dire che le voglio un mondo di bene, spero ritorni presto a casa. Ci uniamo e giriamo questo augurio alle tante persone che si sono dovute misurare con il coronavirus nel nostro territorio, nella nostra regione, in Italia e in generale nel mondo. Io ringrazio voi per averci seguito, ringrazio la redazione Rieti Life che aggiorna costantemente Rieti Life, Terni Life e Roma Life, nonché i nostri social, Facebook, Instagram e Twitter. Questo è chiaramente il nostro apporto informativo che vi vogliamo, che vogliamo garantire quotidianamente, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Grazie a Luciano Mancini, prezioso amico e collega, nonché paziente, compagno di viaggio in questo speciale coronavirus che va avanti da... Un mese e eh, otto giorni, quindi insomma è un impegno importante quotidiano. Ci siamo anche nel weekend, sabato e domenica. Tornerà la doppia conduzione. Ci sarò io, ci sarà anche Chiara Pallocci. Grazie al direttore Emiliano Grillotti, al coordinamento di Gianluca Vannicelli e di Francesco Patacchiola, in generale di tutti i ragazzi e le ragazze della nostra redazione. Torniamo domani, continuate a seguirci. Buona serata da Cristian Dio